Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Tessilan Condivision. Quest'oggi analizzeremo insieme quattro progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook, Meglio di Maya, nella settimana dal 22 al 28 marzo. E in più vedremo una novità appena arrivata sul nostro catalogo che è davvero una chicca. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con il primo progetto di oggi. Vai! Il primo progetto di quest'oggi è di Emanuela Vinciguerra. Allora, lei ha preso spunto da un tutorial della Fata Tuttofare, che è la maglia Cocoon, e l'ha riproposta con... Emanuela ha utilizzato 5 oxaparti e uncinetto numero 7. Ok, quindi per una taglia come la sua, che è una 48, ha utilizzato circa 5 gomitoli di oxaparti. La sua passione per l'uncinetto è iniziata circa 5 anni fa. Ha iniziato piano piano con sciarpe e cappellini, poi piano piano ha cresciuto sempre di più la sua bravura, accingendosi anche alle borse, per poi concludere con cardigan, maglie, top, chi più ne ha più ne metta, soprattutto grazie ai suggerimenti della Fata Tuttofare. L'oxa? Le è piaciuta tantissimo perché in effetti ha tantissime varianti di colore, una più bella dell'altra, quindi insomma ecco, con il party poi c'è davvero da sbizzarrirsi. L'uncinetto per Emanuela è un vero e proprio svago, ormai fa parte di sé, grazie anche alla Fata Tuttofare ha scoperto Tessiland. Emanuela oltretutto ha aggiunto anche che comunque nel nostro catalogo di filati che le ispirano ce ne sono davvero tantissimi e noi la ringraziamo senz'altro per questo, e ci ha detto che quindi grazie alla Fata ma anche grazie a noi riesce a coltivare questa passione per l'uncinetto che ormai fa parte di sé e non l'abbandonerà più. Brava, non abbandonarla! Il secondo progetto di quest'oggi è di Laura Ripamonti, che ha avuto un'idea davvero originale. Allora, andiamo per gradi. Laura ha 36 anni e la sua passione per l'uncinetto è nata poco più di 10 anni fa. La sua prima fonte di ispirazione è stata sicuramente la nonna, che l'ha aiutata a fare i suoi primi movimenti con i ferri. Vedendo che però il lavoro ovviamente cresceva un po' lentamente, ha deciso di buttarsi sull'uncinetto e da lì è andata come una scheggia. La sua seconda fonte di ispirazione, o meglio colei che l'ha aiutata a migliorare la sua tecnica, è stata la Fata Tuttofare, ma fondamentalmente Laura è un'autodidatta, quindi segue le istruzioni, si informa nel miglior modo possibile tramite YouTube, web o anche riviste, e ha deciso adesso di cimentarsi con l'amigurumi. Allora, lei è una dolcissima bimba di 3 anni e adesso è in dolce attesa per un maschietto che dovrebbe nascere ad agosto, e quindi ha deciso di realizzare questa sorta di carry-on. In realtà il progetto finale include 4 aeroplanini, 2 nelle colorazioni che vedete e gli altri 2 con le colorazioni invertite. A proposito, vediamo quali prodotti ha utilizzato per realizzare questa meraviglia. Laura invece sta utilizzando Iggy bianco, prato, cielo, imbottitura e uncinetto 2,5. In realtà Laura aveva già utilizzato l'Iggy per realizzare una copertina, ovviamente si è innamorata della sua qualità, della sua scorrevolezza e della sua morbidezza, e ha deciso quindi di realizzare anche questo meraviglioso aeroplanino misto agli altri 3 che verranno successivamente. Ha detto che è davvero molto semplice, lo ha realizzato tutto a punto basso. Magari serve un po' di attenzione con gli aumenti e le diminuzioni per far sì che tutto possa combaciare, e ovviamente il consiglio che dà è quello di avere una mano abbastanza stretta in modo tale da non lasciare, diciamo, i fori troppo aperti, e quindi da dare la possibilità che possa intravedersi l'imbottitura. Che dire, davvero bravissima Laura e un fortissimo in bocca al lupo. È da un paio di giorni in realtà, quindi da pochissimo, sul nostro catalogo. Ebbene sì, il Justin Baby print, quindi Justin Baby sfumato. Potrete sicuramente vederlo nel dettaglio qualora non l'aveste già fatto, quindi correte immediatamente nella sezione dedicata ai nuovi prodotti. Dov'è? Ve lo dico subito, scorrete qualsiasi pagina di www.tessilan.com fino alla fine, arrivate alla sezione dedicata alle informazioni e cliccate su nuovi prodotti, una sezione interamente dedicata a tutti i nuovi articoli appena arrivati in casa a Tessiland. Detto ciò, torniamo a noi. Justin Baby print, stessa qualità del Justin Baby che voi conoscete già benissimo. Per chi non la conoscesse, vi faccio proprio un piccolissimo elenco di quelle che sono le caratteristiche fondamentali del Justin Baby. 100% lana merinos extra fine, certificazione musing free, peso garantito, trattamento super wash,
irrestringibile, torsione corallina, certificato Ecotex, naturalmente antibatterica, totalmente realizzata in Italia, con le migliori lane del mondo e senza intermediazioni. Scusate se è poco. Passiamo adesso a quelle che sono le colorazioni. Sono 6. In alcune, come potete vedere, c'è una sorta di passaggio di colore, un tono su tono. In altre, ad esempio, come questa, ci sono delle sfumature ben più decise, ben più forti, volte proprio a risaltare quelle che sono le colorazioni più accese. Poi avremo sicuramente modo di analizzarlo meglio in Tessila News, nel quale ovviamente non potranno mancare i nostri fantastici telini. E lì sì che analizzeremo nel dettaglio questo filato, tutte le varianti di colore sviluppate appunto sui nostri telini. Potremo parlarne a iosa e darvi magari anche qualche piccola idea. Il terzo progetto invece è di Simona Bertolotti. Allora, Simona ci ha detto che la sua passione è nata fin da ragazzina, quando vedeva incantata come sua madre e una sua cara amica si accingevano a questo mondo dell'uncinetto, e quindi ha iniziato anche lei. Infatti è capacissima di utilizzare tanto l'uncinetto quanto i ferri e si lascia ispirare da ciò che trova su YouTube, sulle riviste, insomma, ecco, è una continua ricerca ad una nuova fonte di ispirazione. E per questa borsa, che misura 40x35x15, ha utilizzato, vediamo cosa. Simona invece ha utilizzato 450 grammi di Pandoro Queen Nuvola e uncinetto numero 3. In realtà lei aveva visto questi fiori su una pochette e poi ha pensato: perché no, ci faccio una borsa più grande, capiente, resistente, e la faccio soprattutto a mia immagine e somiglianza. E voilà che cosa ne è uscito fuori. Bravissima Simona! La foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana, dal 22 al 28 marzo, è di Linda Piccini. Linda invece ha utilizzato 1 kg di berry grigio chiaro, il tutto lavorato con uncinetto numero 5, e 2 alamaro elegant nero. Nel caso di Linda evito di parlare, di dire o di essere comunque in qualche modo fuori luogo, e faccio parlare direttamente lei, perché ci ha inviato un bel messaggio vocale. Ascoltiamolo insieme. Ciao a tutte ragazze, sono qua per parlarvi del mio cappottino realizzato con uncinetto numero 5 e 1 kg di filato berry grigio chiaro, il mio colore preferito. Un filato spettacolare che cresce velocemente tra le mani, dando molta soddisfazione. Avevo visto girare alcune foto sui social, ma non ho mai trovato un tutorial inedente, così mi sono detta, perché no? Ho studiato il punto freccia e dopo un paio di campioni per trovare i miei centimetri sono partita. Un lavoro facile? Tutt'altro, ma quanta soddisfazione. Solo chi ama l'uncinetto come me può capirmi. Io che poi ho sempre realizzato capi solo ed esclusivamente seguendo la nostra fata tuttofare. Però devo dirvi che la soddisfazione di realizzare un capo a nostra immagine e somiglianza non ha prezzo. Ringrazio tutte le mie colleghe di uncinetto per i molteplici complimenti ricevuti. Grazie di cuore. Io ho iniziato a lavorare ad uncinetto circa 4 anni fa, dopo un brutto infortunio alla schiena. La mia iperattività rischiava di sfociare in una triste depressione e ringrazio l'uncinetto per avermi aiutato in questi mesi. Quanti pastrocchi ho fatto, ma non ho mai mollato, ho disfatto e insistito, e adesso posso dire di crearmi ciò che voglio. Ho 44 anni, 2 figli, 2 lavori, un marito, sì, c'è anche lui, una mamma disabile e una pelosona di 42 kg, e il tempo per lavorare ad uncinetto lo trovo sempre. È veramente un toccasana per me e per la mia salute. Un caro abbraccio a tutte noi amanti di fili uncinetti, un grazie speciale alla nostra fatina dolce, paziente e super brava, e grazie anche a Tessiland, perché senza di loro i nostri lavori non avrebbero lo stesso senso e non potremmo lavorare in sintonia da tutte le parti d'Italia. Buon uncinetto a tutte. Linda. Brava, esaustiva e dolcissima. Complimenti Linda, perché tutti questi mi piace li hai davvero meritati. Brava. E questa puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi dico che seguiteci su Facebook e mettete mi piace alla nostra pagina Meglio di Maglia. Seguiteci però anche su Instagram, Pinterest e TikTok. E ovviamente iscrivetevi a YouTube e attivate la campanella, così da essere costantemente aggiornate sulla rubrica Tessiland Condivision, ma anche Tessiland News con Sandra e la rubrica Come fare con Andrea. Quante idee meravigliose! I link di tutti i prodotti li potete trovare qui nel box informazione, ma anche cliccando su questa fantastica i proprio qui in alto. Di leggere ovviamente i nostri articoli che vengono settimanalmente pubblicati sul nostro blog www.meglio-di-maglia.com. Di condividere il video se volete condividere tante idee creative con i vostri amici e le vostre amiche, oppure di cliccare semplicemente un pollice in su se vi è piaciuto questo video. Ma mi raccomando, commentate, ditemi che cosa ne pensate, se avete dei suggerimenti scriveteli. Basta, mi sembra di aver detto tutto, giusto? Ok, perfetto, ci vediamo giovedì prossimo. Ciao da Valentina!